Dicono le persone colte e preziose, l'Europa è figlia della storia e non della geografia. Questo è vero, perché quella che noi chiamiamo attualmente Europa, dagli Urali all'Atlantico, dall'Oceano glaciale artico al Mediterraneo, è un continente che è stato definito come continente solo in età moderna, insomma, diciamo da 400-500 anni a questa parte, nei suoi confini geografici attuali, di quelli che la scienza geografica attualmente considera confini dell'Europa, è andato mano a mano estendendosi. L'Europa romana e greca era un'Europa essenzialmente mediterranea. I romani ne estesero i confini, portandoli fino al Reno e al Danubio. I romani arrivarono pure in Inghilterra. Poi, dall'epoca di Carlo Magno, questo mondo ha compreso anche l'attuale Germania. Nel corso del Medioevo si sono aggregati i paesi scandinavi, la Polonia, la Boemia e poi ancora dopo la Russia, e si è quindi costituito questo ampio e complesso panorama storico europeo, molto differenziato. Nella storia europea, come ho cercato di dire in premessa della mia storia d'Europa, ci sono alcuni caratteri originali, alcune costanti. Innanzitutto l'apertura dell'Europa. Gli europei non hanno mai esitato a importare, copiare, riprodurre, sviluppare cose di altrove. L'Europa non si è mai chiusa, la vera Europa non si è mai chiusa in se stessa. I greci hanno copiato, copiato è un termine che uso un po' scherzosamente adesso, un po' approssimativamente, hanno insomma dedotto tantissimo della loro civiltà, come ho già detto prima, dall'Oriente. Roma si è innestata sulla Grecia e così poi siamo andati avanti, dai musulmani, da Bisanzio e anche dall'estremo Oriente abbiamo importato tutto quello che si poteva importare. Un altro carattere originario dell'Europa è la sua pluralità. Anzi, diciamo che di fronte al resto del mondo l'Europa è una piccola cosa, gli spazi europei di fronte agli spazi africani, asiatici o americani sono una cosettina. L'Europa ha una superficie pari a quella del Canada o addirittura un po' inferiore a quella del Canada, di poco superiore a quella degli Stati Uniti d'America, Alaska compresa, e della Cina, Tibet compreso. Un piccolo continente, però in questo continente è di una varietà e di una diversità appena immaginabili. Non c'è angolo d'Europa che non sia diverso non dall'angolo lontano, ma dall'angolo vicino e prossimo. E questa diversità è stata la disperazione della storia europea, ma anche la grande ricchezza, l'insostituibile risorsa della storia europea che si è quindi mossa con una pluralità di centri che la storia ha rivelata feconda ed efficace nel suo sviluppo. Pur nella sua varietà, però, l'Europa ha anche avuto fattori unitari molto forti. Un fattore unitario fortissimo lo diede Roma, la cui lingua continua a essere parlata in una gran parte dell'Europa e continua a essere parlata dalla Chiesa. Un altro elemento di riferimento unitario lo ha data la storia stessa. Pochi sanno, per esempio, o riflettono sul fatto che l'Europa ha una profonda unità linguistica, nel senso che in Europa si parlano decine di lingue, ma soltanto alcune, 3, 4, 5 di queste lingue non sono lingue indoeuropee, tutte le altre sono lingue indoeuropee.
la comune radice indoeuropea ci ha determinato, diciamo, un quadro mentale, almeno nella sua scaturigine, piuttosto. Un ulteriore elemento di unità culturale e umana dell'Europa è stato il cristianesimo, senza del quale la storia dell'Europa non sarebbe neppure pensabile. E questo è tanto più notevole in quanto, come tutta la storia europea, neppure il cristianesimo ha costituito un'unità indifferenziata, un monolite. Si è partiti con la bipartizione fra cattolici e ortodossi, poi il campo cattolico si è diviso in campo cattolico e campo protestante, poi il campo protestante si è diviso in una serie di confessioni, il pluralismo è la vocazione della storia europea. E ulteriori poi fattori di unificazione sono stati costituiti dal fatto che l'Europa ha edificato poi il grande mercato dell'economia mondiale. L'Europa ha avuto nella storia della civiltà un posto decisivo. Se posso ricordare qualche aspetto di questo, ricordo senz'altro, in primo luogo, il fatto che in Europa si è consumato il passaggio dell'umanità dall'economia neolitica all'economia industriale. Un passaggio assolutamente fondamentale. Quello dell'economia neolitica fu una rivoluzione straordinaria e a sua volta decisiva per lo sviluppo dell'umanità. Ma la rivoluzione industriale lo è ancora di più, profondamente, con radicamenti e ampliamenti di sviluppo e di orizzonti appena immaginabili, come del resto vediamo. La mia sede d'Europa si muove sulla base di queste categorie di fondo, diciamo, con uno sforzo di indicare l'evoluzione delle strutture politiche e sociali, del movimento culturale, dello sviluppo economico e tecnologico. Si è posto il problema dell'unità europea, alla quale molte volte si è aspirato nel corso dei secoli per vie o non felici o non destinate al futuro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è capito che o l'Europa metteva insieme un po' di cocci e poteva ancora contare qualcosa come Europa nella storia del mondo, altrimenti pazienza, si vive sempre, i popoli vivono sempre, possono fare tante cose belle, ma nella storia del mondo non avrebbero più contato i popoli europei quanto possono ancora contare se uniscono le loro risorse tuttora ingentissime, le loro capacità tuttora elevatissime, la loro tradizione così feconda, direi quasi inesauribile. E a questi gli europei dovrebbero anche essere spinti dal fatto che l'Europa non è rimasta confinata all'Europa. La storia del mondo moderno è la nascita di molte altre Europe, fuori dell'Europa, nelle Americhe, nell'Oceania, in altre parti. L'Europa ha europeizzato il mondo, i valori europei hanno finito con l'essere accettati come valori generali della civiltà umana e diciamo che ciò che l'Europa ha dato al mondo ha finito con l'essere molto di più di quello del molto che l'Europa ha ricavato dal mondo.